Buongiorno a tutti o a tutte, care vedove del Malacca Martinez. Quanto ci manca il Malacca Martinez? Oggi mi sono svegliato pensando a lui. Buona domenica, come si sta con questa scia che prosegue, questa rincorsa scudetto che prosegue? Direi che possiamo essere soddisfatti, contenti, felici e possiamo andare a analizzare le pagelle di quello che è stato un Sampdoria-Juventus che ieri ho definito semplice ma efficace. Magari tutte le partite di Juventus po possano essere, potranno essere, non mi ricordo come è iniziata la frase, non mi ricordo come devo finire il verbo, dovranno essere così. Speriamo che possano essere tutte così. Che imbarazzo, mamma mia. Beh, OneFootball, qui sotto in descrizione c'è il link per scaricarlo. Gratuitamente, per quest'ultimo giorno di mercato, oggi ultimo giorno di gennaio, domani concluderà ufficialmente la sessione invernale e dovesse esserci un'ufficialità così galeotta al volo, c'è OneFootball dove leggere tutte queste cose qua. Ok, sono dislessico la domenica mattina, ma lo ero anche ieri sera, sabato sera. Szczęsny, beh, Szczęsny c'era ieri, finalmente una novità rispetto alle ultime partite. Quarto clean sheet consecutivo e negli altri, in tutti gli altri, c'era stato Szczęsny super protagonista. Quante volte abbiamo detto, mamma mia, che paratoni che ha fatto Tech. Ci ricordiamo la Supercoppa, la finale di Supercoppa col Napoli, no? Dove era stato super determinante. Addirittura le partite dove parava i tiri anche a Cuadrado stesso. Tech è imbattuto da tantissime partite da questa parte e anche Buffon, perché non dobbiamo dimenticare che in Coppa Italia comunque ha giocato Super Gigi e anche lì una prestazione di alto livello del portiere, ma questa volta portiere inesistente, Tech non ha dovuto praticamente mai fare parate, quindi sei politico, spettatore non pagante, anzi spettatore pagato. You pay, diceva Giorgio Chiellini. E Giorgio Chiellini, ragazzi, permettetemelo, devo dargli il migliore in campo. Al di là di tutto che ci saranno sicuramente giocatori che potranno meritare maggiormente la palma di migliore in campo, ma anche noi, lo voglio dare a Giorgio Chiellini, do 7 e mezzo. Gli do 7 e mezzo proprio perché voglio scusarmi, come dicevo ieri con Giorgio Chiellini, a inizio stagione più volte l'ho reputato soltanto un giocatore che non poteva essere un titolare di questa Juventus. Non pensavo potesse avere questa continuità, non pensavo potesse reggere a questi livelli con l'operazione dell'anno scorso, con l'età che avanza, veramente. Non mi aspettavo questo Giorgio, poi da un momento all'altro lo sappiamo, abbiamo visto come è fatto, è la sua storia, la sua anamnesi che ce lo racconta, ma da un momento all'altro può mollare, per tutte queste motivazioni che abbiamo detto, ma in questo momento Giorgio Chiellini, giocatore di altissimo livello, l'unica parata della partita io l'ha fatta lui, in scivolata volante su Quagliarella, un intervento veramente da ragazzino, da difensore di altissimo livello, quindi su tutti io ci voglio mettere il capitano, Giorgio Chiellini, perché mi dà un'energia, mi gasa in una maniera atomica quando lo vedo giocare a questi livelli qua. Poi sapete bene, io l'anno scorso ho avuto la fortuna e l'onore di incontrare tanti giocatori della Juve e su tutti sono rimasto colpito dall'umanità di Buffon, di Chiellini e di Danilo. Sono stati i tre che mi hanno colpito maggiormente per l'approccio che avevano dato ai tifosi. Lo stesso De Ligt era un altro molto solare, molto divertente, ma col fatto che non parlava bene italiano, dato che era inizio stagione, magari se le è godute in maniera diversa. Invece gli altri tre veramente super disponibili. Buffon aveva la voglia di rimanere insieme alla sua gente, al suo popolo, di parlare, sarebbe rimasto lì per ore. Chiellini invece, ragazzi, di una gentilezza, di una dolcezza allucinante, veramente capitano dentro e fuori dal campo, mi viene da dire, e lo voglio sinceramente premiare. Poi c'è Bonucci al suo fianco che secondo me è da premiare anche lui ieri in modo ovviamente inferiore a Giorgio Chiellini, ma è sempre così. Quando Bonucci gioca con Chiellini mi sembra completamente un altro giocatore. Attenzione un attimo, De Ligt è fenomenale, fortissimo, formidabile, quante parole con la F. Però Bonucci non rende come rende con Chiellini di fianco. L'anno scorso penso il miglior Bonucci della carriera, anche grazie a De Ligt. Quest'anno con De Ligt Bonucci l'ho visto un po' più titubante, con Chiellini l'ho visto formato super e ieri lanciava anche tantissimo. Ieri veramente aveva la sicurezza. È come se nella sua testa sapesse di avere dietro un giocatore in grado di reggere la baracca completamente e quindi poteva concentrarsi maggiormente non solo sui compiti difensivi, ma di quelli di impostazione e l'ho visto anche avanzare più volte. Bonucci all'interno della partita ha sbagliato qualche lancio, e questo è vero, ma ovviamente se il mister richiede di provarli, e soprattutto ieri con la Sampdoria abbiamo visto tantissime palle in verticale, tantissimi lanci a scavalcare la linea difensiva della Sampdoria per andare a pescare i nostri attaccanti che sono andati molte volte in fuorigioco, ma questa è stata una richiesta di Pirlo proprio per cercare di dare una scossa alla partita perché magari l'aveva preparata con la Sampdoria che perde la linea dei difensori per il fuorigioco. Ieri Bonucci si è concentrato su questo e ha potuto farlo grazie a Giorgio Chiellini, quindi
come sempre, sembrano due giocatori nati per giocare insieme. Quando si parla di complementarità, ed è una parola complicatissima da dire la domenica mattina, io penso Bonucci e Chiellini, sono fatti per giocare insieme, pezzi dello stesso puzzle. Quando li metti insieme si incastrano alla perfezione. Quindi sei in mezzo anche a Bonucci, mi fa piacere avere un Bonucci che finalmente torna a essere un giocatore di cui parlare bene all'interno delle pagelle, perché lo sapete, era un periodo nel quale non lo vedevo così più determinante, ma tuttora ve lo torno a dire, dovesse tornare d'elite a pieni livelli, con Chiellini a pieni livelli, con Bonucci a pieni livelli, con Danilo a pieni livelli, nella mia testa la coppia difensiva, perché non si parla più di un trittico con Danilo, si parla di coppia difensiva, dovrà essere d'elite e Chiellini, finché Chiellini starà bene. E Chiellini e Bonucci dovranno alternarsi, con lo stesso Demiral che poi subentrerà, ma in questo momento lo vedo dietro molto alle gerarchie rispetto a tutti gli altri. Dicevo, non si parla più di trittico, perché la Juventus da qualche partita a questa parte, mi viene da dire, dalla Supercoppa in poi, da quando abbiamo smesso di subire gol, da quando abbiamo iniziato questa striscia di clean sheet, ha un po' abbandonato il discorso di impostare a 3 e difendere a 4. Inizio anno era evidente, lo abbiamo sempre detto. Poi, man mano che le cose andavano male, c'erano alcune partite in cui eravamo un po' più bloccati a 3 o un po' più bloccati a 4. Invece adesso io vedo completamente un 4-4-2 con Danilo che è leggermente un terzino bloccato, è Cuadrado che è un terzino di spinta, ma Danilo non sta mai centrale, non abbiamo un vero e proprio libero davanti alla difesa, i due centrali sono sempre vicini e poi Cuadrado che spinge tantissimo. Io la vedo così ormai, con McKennie sulla stessa fascia che nel caso viene anche a dare una mano a ripiegare in pressione. Io ormai vedo un 4-4-2 in pianta stabile. Cosa che invece inizio anno vedevamo soltanto nella fase difensiva. Questa cosa mi fa piacere perché vuol dire che Pirlo ha avuto l'intelligenza anche di mettere da parte le sue idee. E se Danilo si era confermato un grandissimo difensore centrale finto aggiunto, si sta confermando anche un ottimo terzino sinistro e sta facendo fare panchina Alexandro, che va bene, appena tornato dal Covid, tutto quello che volete, ma secondo me in questo momento è giusto che giochi Danilo piuttosto che Sandro in quella posizione. Secondo me continua a essere super affidabile, super tecnico, super intelligente, come vi dicevo prima, anche umile fuori dal campo, ma questo non c'entra niente. Però vorrei dare 6 e mezzo anche a Danilo, proprio perché la difesa, ragazzi, il blocco difensivo va lodato in queste partite nelle quali non si subisce gol e nemmeno un tiro in porta. Poi tanto dipende dalla squadra avversaria, perché vuol dire che la Samp non è stata in grado di metterci in difficoltà, ma anche che il muro dietro ha retto l'impatto e l'urto avversario. Poi c'è Cuadrado che, a questo punto io ho finito le parole, ditele voi nei commenti, io non so più cosa dire di Juan Guillermo Cuadrado, un giocatore semplicemente allucinante. In live su Twitch l'ho detto qualche tempo fa, qualcuno mi chiedeva, secondo te fino a questo momento chi è il miglior giocatore della Juve? McKennie, Chiesa, Morata, Ronaldo che è capocannoniere della Serie A? No, secondo me è Cuadrado, perché Cuadrado è una cosa veramente illogica, un giocatore che non può essere così impattante nella fase difensiva ed estremamente impattante in quella offensiva. Ho perso il conto degli assist che ha fatto. Assist fotocopia rispetto a quello della Supercoppa per il 2-0 di Morata, questa volta 2-0 è di Ramsey, ancora la scadere, ancora un contropiede, ancora Cuadrado che è una freccia impazzita nell'arco di Pirlo, veramente un giocatore superiore. E si sentirà l'assenza di Cuadrado, e si è sentita, l'abbiamo visto, l'assenza di Cuadrado nelle partite in cui non c'è stato, ma si sentirà quando ci sarà un ovvio ricambio generazionale. Poi magari potrà essere proprio Federico Chiesa quel giocatore, anche se nel ruolo di terzino ovviamente no, si parla di spostarlo un po' più avanti, ma Cuadrado è veramente un giocatore fenomenale, gli do 7 anche a lui, meriterebbe il 7,5, ma ho detto che Chiellini è il migliore in campo e quindi ragioniamo in queste percentuali. Poi i due davanti alla difesa, anche loro, io ragazzi li voglio premiare con un 7 perché mi sono piaciuti tantissimo. Arthur, ragazzi, è sempre quel giocatore lì, superiore, tasso tecnico allucinante, non si può veramente discutere un giocatore come lui. E il fatto di Bonucci e Chiellini che sono complementari, mi viene da dire che altra coppia complementare è Bentancur, Arthur, lì davanti alla difesa, uno che imposta, uno che fa lo schermo davanti alla difesa, uno che va a recuperare palloni, uno che... Allora, Bentancur deve fare questo, facciamo prima fare così, Bentancur non può impostare, anche se ieri ha fatto vedere qualche numero a livello tecnico superiore, ma non può impostare. Ieri Bentancur aveva anche qualche lancio, un po' troppo, e infatti qualche sventagliata non è andata a buon fine, proprio perché il suo ruolo non è quello di fare il regista. Non deve impostare, deve difendere, deve cercare di proteggere Arthur, che comunque da solo si protegge benissimo. C'è stato un momento che è andato in scivolata a recuperare un pallone che mi ha galvanizzato, ho tirato un verso, perché se questo oltre a far girare il pallone, non perderlo mai, si mette anche a fare la fase in possesso con questa grinta, ciao, quindi veramente ottimo.
con McKennie, che è il finto centrocampista, il finto terzo di centrocampo, che fa un po' la fascia, un po' il trequartista, un po' si stringe, un po' si allarga, un po' retrocede per andare a riprendere il pallone. Veramente un giocatore di un'importanza tattica allucinante. E finalmente Pirlo, ragazzi, ha preso proprio i pezzi del puzzle Ravensburger, li ha messi tutti insieme uno attaccato all'altro ed è venuta fuori l'immagine che c'era sulla copertina. Credo che Pirlo ora sia soddisfattissimo della sua squadra, che come dicevo ieri è quadrata, è bella da vedere, soffre, certo soffre come soffrono tutte le squadre, ma fa quello che vuole Pirlo: palleggia, inizia da dietro, va in zona gol, ci va ancora poco secondo me in zona gol ed è questo che va migliorato, però sta molto attenta dietro, cosa che invece all'inizio era al contrario, ci proiettavamo tanto in avanti e dietro c'erano delle praterie, si soffrivano i contropiedi. Ricordatevi la partita con la Roma, ve la ricordate la partita con la Roma? Attaccavamo in 5, 6, 7 e poi su contropiedi non c'era modo di intervenire perché eravamo tutti davanti e prendevamo dei gol allucinanti. Un girone fa, esattamente, perché la prossima di Serie A è con la Roma, è cambiato tutto, si è invertito completamente tutto. E credo che questo sia anche fatto e frutto di un girone di Serie A di esperienza in più, e di Champions League, di Coppa Italia, un trofeo già portato a casa da Pirlo, proprio per Pirlo, cosa che all'epoca non poteva avere. E quindi ora ha iniziato a mettere a suo posto tutti i pezzi. McKennie, ottima gara, 6,5 anche per lui, non è sicuramente ai livelli dei due davanti alla difesa, perché non ha fatto la partita indimenticabile, ma lui è sempre lì, lui è quello che anche quando non fa gol, quando non fa l'assist, magari è invisibile ma è al centro dell'area di rigore a saltare quando doveva essere sulla fascia, e fa quella corsa in più per aiutare i compagni che non ti aspettavi, perché lì non ci doveva essere, quindi veramente tanto. Ah, dimenticavo, Cuadrado ha recuperato anche il pallone per il gol dell'1-0, tanto per, e il gol del 2-0 lo serve lui, quindi veramente prova di Cuadrado allucinante. Dall'altra parte Federico Chiesa che segna un gol bellissimo, secondo me, nella coralità dell'azione. Un Chiesa che come sempre continua a sbattersi, che come sempre continua a fare il suo. Io gli do 7 perché comunque ha pure segnato, ma Federico Chiesa è veramente un giocatore che mi ha fatto completamente cambiare l'idea che avevo del Federico Chiesa della Fiorentina. Un giocatore che guardava sempre testa bassa, che non passava mai la palla, che faceva del gioco individuale il suo cavallo di battaglia. Anche ieri ci sono stati dei momenti in cui si andava a imbottigliare e quando gliela passava Ronaldo e poi Ronaldo si arrabbiava perché il pallone non tornava, ma queste cose ce le ha perché le ha sempre fatte. Ma io ho visto un'evoluzione caratteriale di Chiesa che è allucinante: disposizione a giocare per la squadra, disposizione al sacrificio, abnegazione, queste cose ce le ha sempre avute, ma il fatto di iniziare a giocare anche per la squadra è una cosa che non pensavo di vedere in così poco tempo in Federico Chiesa. È così determinante, così impattante all'interno delle partite, da segnare dei gol super importanti per la Juventus e questo percorso di crescita. Quindi veramente, Fede, mi sono ricreduto e non pensavo che ci potessi arrivare in così poco tempo. Avevo fiducia, lo sapete, non ero assolutamente contrario all'acquisto di Chiesa, dicevo anche che secondo me un esterno in più poteva servire, ma che non ero soddisfatto per il fatto che Chiesa nella mia testa era tutto un altro giocatore. Invece mi devo veramente ricredere, io sono sempre contento di ricredermi. Come Chiellini non penso che possa fare una stagione ad alti livelli e adesso la sta facendo. Chiesa non penso che possa essere quel tipo di giocatore che serve in questo momento, perché secondo me è un po' acerbo e invece sta dimostrando di aver fatto un percorso di maturazione e di crescita esponenziale. Come vi dicevo, secondo me non vinceremo lo scudetto, spero di sbagliarmi definitivamente, ed è giusto anche poi dire oh, mi sono sbagliato. Credo che non ci sia niente di male nella vita sbagliarsi, sbagliamo tutti, lo ammettiamo in pochi, ma sbagliamo tutti. Là davanti Morata e Cristiano Ronaldo, lì non è mica facile, lì non è mica facile, perché stiamo parlando di due giocatori che non hanno fatto chissà quale partita. Morata però ha fatto l'assist per il gol dell'1-0, azione iniziata da Ronaldo appunto e finalizzata da Chiesa, nelle quali si erano un po' invertiti tutte le posizioni, perché in realtà è Morata che deve essere al centro dell'area di rigore e Chiesa a dargli quel cross, perché uno all'esterno non ha punta. Però anche questo gioco di scambiarsi le posizioni, e Pirlo l'ha sempre detto, se tu fai l'attaccante ma in quel momento deve essere sull'esterno, al centro dell'area ci deve essere l'esterno opposto. E ieri abbiamo visto il gol del 1-0 di una bellezza incredibile, anche per questo, perché c'è proprio l'ideologia tattica di Pirlo, quello che Pirlo ci ha sempre detto: non focalizziamoci sulle posizioni singole degli attaccanti, dei giocatori, perché quello spazio può essere occupato da un altro. Gol del 1-0 con la Sampdoria. Dicevo, Ronaldo non ha fatto chissà quale partita, però tutti i due gol nascono da un'intuizione di Ronaldo, un filtrante per Morata per andare a mettere il cross perfetto di prima, oppure un cambio campo completamente bellissimo dalla parte opposta e difficilissimo, tasso tecnico elevatissimo, per andare a mettere quel pallone a Cuadrado che poi fa scaturire il gol del 2-0 di Ramsey. È
ragazzi, io anche ieri in live dicevo, da Ronaldo mi aspetto di più. Poi a freddo ci pensi un attimo e dici, minchia, i due gol li abbiamo fatti perché Ronaldo si è inventato due giocate. Non ha fatto l'assist, non ha fatto il gol, ma è stato il vero e proprio motore. Lui è stata la scintilla che ha messo in moto il motore. Quindi io a Ronaldo gli do 6,5, perché comunque è entrato di diritto all'interno dei due gol. Ieri l'ho visto anche più inserito all'interno del pressing della squadra. Quando magari c'era bisogno di fare una corsa in più, io l'ho visto fare a Cristiano Ronaldo. Poi magari è ovvio che quando si mette a fare anche queste cose l'energia non sia infinita, perché comunque inizia anche lui ad avere la sua età, e che quindi possa risultare poco lucido in zona gol e poco impattante in zona gol. Però di solito lui gennaio lo fa così, e ancora una volta gennaio l'ha fatto così. Oh, gennaio è finito, Cristiano, quindi è ora di mettersi qua, perché stavo guardando sinceramente il calendario e ci sono delle partite una dietro l'altra che sono micidiali, e già adesso con l'Inter iniziamo a entrare in un'andata e ritorno di Coppa Italia che può essere mortale. Quindi 6,5 Ronaldo, 6,5 Morata, perché comunque ha fatto la sua solita partita di sacrificio, attaccanti che ieri non hanno segnato e non sono risultati determinanti, ma alla fine determinanti lo sono stati con l'iniezione, la palla in rifinitura per far iniziare l'azione e l'assist appunto per il gol dell'1-0. Poi ci sono i cambi, un attimo che me li vado a cercare che non me li ricordo, vabbè, c'è Rabiot, Bernardeschi e Alexandre Ramsey. Alcuni sono entrati a pochissimi minuti dalla fine, quindi di assenza avuto, altri sono entrati tipo Rabiot e non hanno impattato, quindi 6 politico. Invece a Ramsey gli diamo ovviamente 6,5 perché entra, fa il gol del 2-0 per la tranquillità, dato che c'era dell'ansia che si tagliava a fette, anzi con un grissino, potevano tagliare l'ansia con un grissino ieri negli ultimi minuti, nei 5 di recupero. Invece Aaron mette tutto tranquillo, tutto a posto, e dice no, rega, adesso questi ultimi 3 li passiamo palleggiando ed è finita qua, abbiamo portato a casa i 3 punti. Quindi 6,5 a Ramsey, che mi auguro di poter rivedere in quella posizione, in una specie di 4-4-2 o 4-2-3-1, chiamatelo come volete, dove faceva il trequartista e non doveva spostarsi sull'esterno. Poi il gol è una casualità, nel senso che non è che ha fatto gol perché non faceva l'esterno. È anche vero che quel gol arriva esattamente sul dischetto del rigore, che è esattamente la posizione in cui deve giocare un trequartista. Quindi lui doveva essere lì in quel momento e l'ha fatto. Io sono dell'idea che Ramsey sia un ottimo giocatore, ma che non possa giocare sull'esterno, e che quando gioca sull'esterno non mi piace. E non dico che sia colpa di Pirlo che lo mette lì, ma sinceramente Pirlo non è che ha tutte queste alternative in quella posizione, anche perché abbiamo visto che lo stesso Kulusevski rende meglio quando è in attacco piuttosto che quando è sull'esterno. Quindi i giocatori iniziano a essere sempre meno. C'hai Ramsey, c'hai Kulusevski, c'hai Dybala che giocano in quella posizione lì. E forse anche il fatto che alla fine non si prenderà effettivamente Scamacca una quarta punta, come diceva Pirlo, è dato dal fatto che lì ci puoi mettere Chiesa, Kulusevski, Dybala, Morata, Ronaldo, lo stesso Ramsey, come abbiamo visto nei minuti finali ieri. E Pirlo l'ha detto a Sky, bene o male in quella posizione per far coesistere l'altro attaccante, i giocatori ce li abbiamo, possiamo inventarci qualcosa. Quindi buono, 6,5 anche a Ramsey, e permettetemi di dare un 7 pieno a Pirlo, perché queste sono le partite che mi piace vedere, dove l'avversario non ci mette mai in difficoltà, dove il nostro portiere non deve mai fare chissà quali interventi per proteggere il risultato, dove la Juve palleggia, cerca di fare gioco, di imporre la sua superiorità, fa vedere delle cose a livello tecnico molto belle, non tira in porta chissà quante volte, ma ci arriva 2 volte, con 2 giocate belle, 2 giocate semplici, in cui l'esterno mette il pallone dietro, fa gol, e questa è finalmente la vera Juve di Pirlo, con dei titolari ben definiti, con un centrocampo che gira, che funziona. Non c'era a inventarsi chissà cosa. 2 giocatori davanti alla difesa e uno, che è un terzo, McKennie, che è un tuttocampista, più che un centrocampista, un esterno, un trequartista, un terzino, un attaccante aggiunto, è un tuttocampista. Giocatore eccelso, che si dice essere stato richiesto espressamente da Pirlo, tra le altre cose. Quindi Andrea, bravo. Perché si sente sempre Pirlo out, Pirlo di qua, inesperto, poca esperienza, che schifo, la Juve cosa pensava. Nessuno che chiede mai come sta Andrea Pirlo, al di là di questo, no, bravo, bravo. E si vede che l'idea che aveva in testa finalmente si sta vedendo, e io sono contento. E invito tutti i detrattori di Pirlo, tutti quelli che erano contrari all'idea di Pirlo all'interno della Juventus, a dirmi, in questo momento non siete soddisfatti? Perché se non siete soddisfatti neanche in questo momento di quello che è la Juve di Pirlo, allora forse non è che non volevate Pirlo come allenatore della Juventus, è che forse non siete semplicemente mai contenti.